questa questione del cervo celeste mi interessa moltissimo. Se si legge Borges, sembra un animale tremendo che vive sottoterra nel buio, che agogna a uscire alla luce, e però se uscisse alla luce sarebbe un disastro, inaridirebbe tutto il pianeta, eccetera. E la cosa che mi lascia perplessa è che tutto quello che è celeste, collegato con l'aggettivo, col nome cielo e con l'aggettivo celeste, in Cina è molto positivo, appunto il figlio del cielo, l'imperatore, la terra è tutto ciò che sta sotto il cielo, il cielo è l'essere supremo, eccetera. E quindi mi stupisce che a questo animale così brutto descritto da Borges venga associato questo aggettivo celeste, anche perché il cervo nella mitologia cinese è un animale positivo, di buon auspicio, di segno di lunga vita, eccetera. Fa parte del corpo di un animale mitico che è il Qilin, forse chiamato anche unicorno perché è anche un corno, ma un corpo di cervo, eccetera, che è un animale senz'altro positivo. Qui cosa sarà questo cervo celeste? Roba mitologica. Mi spiace, ma io non ne ho mai sentito parlare, veramente non conosco questa leggenda. Questa, il Sì. cervo che vende il compagno, Si è preparato, è una persona e seria. questa che contraddice, in realtà non sarebbero cervi, ma sono delfini che tentano di uscire. Perché in realtà l'unica cosa che mi aveva molto sollecitato era un'informazione, secondo me, attendibile. Attendibile lo dico perché ho avuto vari modi per verificare l'attendibilità della persona ed è il mio commercialista bengalese, il quale sostiene di aver visto effettivamente i cervi, ma è stupito che nei racconti altrui non emerga un particolare importante. Le corna che abitualmente noi pensiamo poste sul capo, forse per via di questa deambulazione
non so se si possa chiamare deambulazione, strisciamento sotterraneo, non sono poste sul capo, e questo mi sembra molto credibile, bensì, come si dice, in palestra, diciamo, sotto i glutei. E questo spiegherebbe il motivo, e lui dice di aver osservato nel concreto, del fatto che queste corna in punta sono lucidissime, il che significa che poi loro si siedono parecchio, non sono così, come dire, in movimento. Questo però è contraddetto pienamente da questa immagine, che lui sostiene pure attendibile, ma di cui lui non può dire nulla personalmente, non ha visto, che ci fa pensare o a una possibilità di trasformazione, il che, o al fatto che da qualche parte ci sia qualcheduno che mente. Cioè, secondo me è sbagliato comunque. Perché comunque la ricerca e la cultura è una delle cose più importanti, anche se per tanta gente non lo sono, perché non sono cose concrete. Fare una ricerca su qualsiasi cosa è sempre una cosa che porta frutti ed è interessante. Certo, bisogna avere per esprimere giudizi più precisi, io, come altre persone, devono avere anche conoscenze maggiori. So che ci sono delle onde un po' negative, come in tutte le cose, qua maggiormente. Quando vuoi. Le autorità civili di Bergamo hanno informato l'università di voci o di sensazioni che nei lavori fatti nella ristrutturazione di Sant'Agostino e soprattutto nella canoniera di San Michele, insomma, sembra che ci fossero dei fenomeni curiosi. Con grande discrezione hanno informato le autorità accademiche, che con altrettanta discrezione hanno messo in ordine di fare ricerche, di guardare nei nostri sotterranei, nelle nostre cantine. Ovviamente noi prendiamo queste cose così come ci vengono trasmesse, ritenendo che però, insomma, le figure mitiche siano quello che sono, cioè delle cose di fantasia, delle fantasie che appartengono alle fantasie dei popoli, all'immaginazione dei popoli. Quindi, insomma, contemporaneamente prendiamo seriamente delle segnalazioni, ma non possiamo evitare di mettere i nostri saperi a confronto con queste segnalazioni. E questo abbiamo fatto con discrezione, credo che gli studenti non si siano neppure accorti di questo,
di queste nostre ricerche, ma insomma abbiamo verificato che non c'è nulla e soprattutto naturalmente non ci sono problemi per gli studenti. Credo che i cervi celesti in sostanza appartengono, come dicevo prima, alle immaginazioni dei popoli e che nel caso specifico non all'immaginazione dei bergamaschi, anche se ovviamente io non sono in grado di individuare i fenomeni curiosi che qualcuno dice di aver registrato in luoghi bui, scuri o sottoterra, come la cannoniera o come i sotterranei di Sant'Agostino. Abbiamo visto anche la settimana la teoria della centralità sociale, cioè la partecipa con il cliente di fatto e avere un profilo socio-economico attuale. Uno dei vantaggi dei partiti di massa era stato infatti quello di coniare la partecipazione di membri attivi nel circuito. Appartengono, come dicevo prima, all'immaginazione dei popoli.